La principale problematica che mi sono trovato ad affrontare nel primo atto della separazione è stata quella di essere completamente solo. Io sono di fatto separato con l'udienza presidenziale, però questo procedimento non è ancora concluso. Ed è comunque iniziato 2 anni fa. Le problematiche di tipo economico sono state da prima le maggiori. Cosa succede? Succede che il soggetto che esce di casa, in buona sostanza, non si ritrova più nemmeno il denaro per poter fare la spesa. I padri si trovano con lo stipendio dimezzato o comunque diminuito di un terzo, ma con le spese della stessa entità, soprattutto con la crisi economica che è intervenuta, dove abbiamo tantissimi clienti, almeno io ne ho tantissimi, cassa integrati o quant'altro. Da quanto tempo non vedo più mia nipote? Ormai sono 4 anni. Io ho una nipotina che abita a 50 metri da me, ma non solo io, perché nella stessa zona ci sono zii, ci sono cugini, ci sono le bisnonne addirittura di questa bambina e non la vediamo mai. È stato un calvario dal punto di vista economico perché quando c'è stata la separazione, automaticamente, come tanti padri che si separano, anche mio figlio aveva perso il posto di lavoro e non ha più trovato un posto di lavoro fisso fino a che 2 anni fa si è trovato lui una professione. Abitava da noi, è ovvio che c'è l'impoverimento della famiglia paterna. Con la separazione ha automaticamente perso tutto. Ha perso la figlia, ha perso il lavoro e ha perso la casa, che non era coniugale. La casa è una casa di proprietà che abbiamo comperato noi intestandola a mio figlio prima del matrimonio. L'altro problema che è necessariamente giuridicamente connesso ai figli, ma che poi riveste un grandissimo problema da un punto di vista emotivo e pratico, è quello dell'assegnazione della casa coniugale. Per una persona che tendenzialmente è il padre, l'uomo, lasciare la casa coniugale significa trovare un altro posto dove andare a vivere. Io che abitavo fuori Milano mi sono trovato ad avere la necessità anche per motivi economici di trasferirmi dai miei genitori. Mi sono trovato inserito in una società, in una città, perché mi sono trasferito a Milano dopo 30 anni che non ci abitavo più, senza conoscere nessuno e senza sapere neanche come muovermi e come affrontare tutte le mie problematiche. Ci sono da parte delle istituzioni in generale delle forme di welfare, diciamo, cioè forme di aiuto per queste persone oppure no? Ci sono dei comuni che si stanno muovendo, creando delle specie di case per ospitare con dei mini appartamenti, dei monolocali, delle stanze, però nulla è stato fatto prima, poco si sta facendo adesso.